la parola del Signore, fratelli, nel libro del Deuteronomio, capitolo 33. Leggeremo tutto il capitolo. Deuteronomio 33. Più volte è stato ripetuto l'importanza della parola di Dio. Vogliamo accostarci ad essa, chiedendo al Signore di parlare al nostro cuore. Questa è la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse i figli di Israele prima di morire. Disse dunque: il Signore è venuto dal Sinai e spuntato per loro dal Seir, ha sparso la sua luce dal monte di Paran, è venuto dalle miriadi sante, dalla sua destra usciva il fuoco della legge per loro. Certo, il Signore ama i popoli, tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si abbassano ai tuoi piedi e raccolgono le tue parole. Che bello questo verso, bellissimo. Non predicherò su questo verso, la prossima volta. Ma è bellissimo questo verso. Mosè ci ha dato una legge, eredità dell'assemblea di Giacobbe, ed egli è stato re in Jesurum, quando si adunavano i capi del popolo e tutte insieme le tribù di Israele. Viva Ruben, che egli non muoia e che i suoi uomini siano numerosi. E questo egli disse per Giuda: ascolta, Signore, la voce di Giuda e riconducilo al suo popolo. Con tutte le sue forze egli lotta per la sua causa. Tu gli sarai di aiuto contro i suoi nemici. Poi disse: di Levi i tuoi tunim e i tuoi urim appartengono all'uomo fedele che ti sei scelto, che tu mettesti alla prova a Massa e con il quale contestasti alle acque di Meriba. Egli dice di suo padre e di sua madre: non lo vedo. Non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli, perché i Leviti osservano la tua parola e sono i custodi del tuo patto. Essi insegnano i tuoi statuti a Giacobbe e la tua legge a Israele. Mettono l'incenso sotto le tue narici e l'olocausto sopra il tuo altare. O Signore, benedici la sua forza e gradisci l'opera delle sue mani. Spezza le reni a quelli che insorgono contro di lui e colpisci i suoi nemici sì che non possano rialzarsi. Di Beniamino disse: egli, il prediletto del Signore, abiterà il sicuro presso di lui, il Signore gli sarà sempre riparo, ed egli riposerà tra le sue colline. Poi disse di Giuseppe: il suo paese sarà benedetto dal Signore, con i doni più preziosi del cielo, con la rugiada, con le acque profonde dell'abisso, con i frutti più preziosi che il sole matura, con quanto di meglio germoglia ogni luna, con i migliori prodotti dei monti antichi, con i doni più preziosi dei colli secolari, con i doni più preziosi della terra, di quanto essa racchiude. Il favore di colui che stava nel pruno venga sul capo di Giuseppe, sulla fronte di colui che è principe tra i suoi fratelli. Del suo bue primogenito egli ha la maestà. Le sue corna sono corna di bufalo, con esse cozzerà contro i popoli tutti quanti insieme, fino all'estremità della terra. Tali sono le miriadi di Efraim, tali sono le migliaia di Manasse. Poi disse di Zabulon: rallegrati, Zabulon, nel tuo uscire, e tu, Issacar, nelle tue tende. Essi chiameranno i popoli al monte e là offriranno sacrifici di giustizia.
poiché essi succhieranno l'abbondanza del mare e i tesori nascosti nella sabbia. Poi disse di Gad: benedetto colui che mette Gad al largo. Egli sta nella sua dimora come una leonessa e sbrana braccio e testa. Egli si è scelto le primizie del paese, poiché questa è la parte riservata al condottiero. Ed egli vi è giunto alla testa del popolo, ha compiuto la giustizia del Signore e i suoi decreti insieme a Israele. Poi disse di Dan: Dan è un leoncello che balza da Basan. Poi disse di Neftali: o Neftali, sazio di favori e ricolmo di benedizioni del Signore, prendi possesso dell'Occidente e del Mezzodì. Poi disse di Asher: benedetto sia Asher tra i figli di Israele, sia il favorito dei suoi fratelli e tuffi il suo piede nell'olio. Le sbarre delle tue porte siano di ferro e di bronzo e duri quanto i tuoi giorni la tua forza. Nessuno è pari al Dio di Jesurum, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto, che nella sua maestà avanza sulle nubi. Il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Questa prima parte del verso 27 potresti scriverla, Davide. Il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dice: distruggi. Israele abiterà il sicuro, la sorgente di Giacobbe sgorgerà solitaria, in un paese di frumento, di mosto, dove il cielo stilla rugiada. Te beato Israele, chi è pari a te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo che ti protegge, la spada che ti fa trionfare. I tuoi nemici verranno ad adularti e tu calpesterai le loro alture. Fin qui la parola del Signore. Alleluia. Si apre questo capitolo riportando l'intento di queste parole. Queste parole che abbiamo letto sono la benedizione che Mosè, uomo di Dio, lasciava prima di abbandonare questa vita terrena, lasciava ai figli di Israele. Ma credo che sia ben oltre questo, perché credo che Mosè in quel momento esprimesse una benedizione profetica da parte di Dio per il suo popolo, e quindi credo che questa parola, che è una parola eterna, sia una benedizione, un desiderio di benedizione che Dio rivolge a tutti noi. Amen. Dio desidera rivolgere la sua Chiesa, Dio desidera rivolgere le sue benedizioni alla sua Chiesa. Desidera benedire le nostre vite, desidera benedire le nostre famiglie. Come vedete, ha citato il popolo di Israele famiglia per famiglia. È come se Mosè fosse il pastore, lo è stato il pastore di Israele, che seduto prima di lasciarli avesse guardato la sua chiesa, famiglia per famiglia, e avesse trasmesso una benedizione. Amen. E credo che questo sia quello che il Signore desidera per noi oggi. Che il Signore possa guardarci famiglia per famiglia. Amen. E anche se siamo soli, rappresentiamo una famiglia. Amen.
e possa guardarci e possa il Signore lasciarci una benedizione particolare. Alleluia. Come leggiamo, l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 1, verso 3, dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Alleluia. Se noi possiamo fare nostre queste benedizioni è perché ci sono date in Cristo. Amen. Attraverso Cristo le benedizioni di Dio hanno per tutto il suo popolo il loro sì e il loro amen. È così, è sicuro, è certo, in verità. Alleluia! Sono delle benedizioni sicure per il suo popolo, per il popolo di Dio. Sono meravigliose tutte quante, potremmo elencarle. Voglio elencarne alcune. Parlando, perché questo capitolo possiamo dire che si divide in due parti. La prima parte sono le benedizioni, appunto, che vengono riversate sul popolo di Dio, famiglia per famiglia. E innanzitutto, come dicevo leggendolo, bellissimo il verso 3, queste benedizioni vengono su coloro che accolgono la parola del Signore. Bellissimo questo passo. Certo, il Signore ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nella tua mano. Essi si abbassano ai tuoi piedi e raccolgono le tue parole. Dio ama, intende dire chiunque. Però coloro che vivono nella mano di Dio, coloro che appartengono al Signore, che sono suoi, sono quelli che si abbassano ad accogliere la parola del Signore. Amen. Gesù ci insegna questa verità. Molti in quel giorno diranno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo, fatto quell'altro. Ma il Signore dirà: io non vi ho mai conosciuto. Perché chi ascolta le mie parole e non le mette in pratica è simile ad un uomo che ha costruito una casa sulla sabbia. A me, e io non so quante vite di credenti sono costruite sulla sabbia. Non so quante volte anche noi stessi costruiamo un angolo della nostra vita sulla sabbia. Però poi, amaramente, purtroppo, come abbiamo anche sentito, perché questa testimonianza dichiara un fallimento, Sebastiano, un tuo fallimento, non di altri. Perché se noi ci abbassiamo e ascoltiamo prima la parola del Signore, il Signore ci preserva da degli errori. Però io credo, fratelli, non l'ho detto per giudicare Sebastiano, l'ho detto perché tutti noi, purtroppo, in qualche aspetto della nostra vita, ci siamo trovati a dire: Signore, abbiamo costruito qualcosa sulla sabbia. Perché? Perché non siamo stati attenti, Signore, alla Tua voce, alla Tua parola. Abbiamo fatto di testa nostra. Abbiamo deciso noi, però i tuoi santi, è una benedizione meravigliosa. Anzi, vorrei dire che questa è la porta per le benedizioni. Per tutte le benedizioni che seguono, questa è la porta. È la porta d'ingresso. Non verrebbero le altre benedizioni
senza passare per questa porta, una porta stretta, una porta che ci fa abbassare, una porta che ci fa inginocchiare davanti alla parola del Signore e che ci fa anche umiliare davanti al Signore per quelle volte che non abbiamo ascoltato la sua parola e la sua voce. Però è anche un incoraggiamento, perché se non l'abbiamo fatto ieri, possiamo farlo oggi. Perché la parola di Dio dice: oggi, se ascoltate la voce dello Spirito di Dio, oggi, se ascolti la sua voce, non continuare a fare di testa tua. Abbassati e ascolta la parola del Signore, perché se continuerai a fare di testa tua, troverai tutto il seguito che diremo ora, una porta chiusa, una porta chiusa. A me, Gesù disse di Maria che stava seduta ai suoi piedi per ascoltare la sua parola, disse: Maria ha scelto la parte migliore che non gli sarà tolta. Signore, aiutaci, perché delle volte abbiamo sbagliato, Signore, perdonaci. Abbiamo costruito qualcosa senza ascoltarti, Signore. Abbiamo fatto delle scelte, ci siamo mossi, abbiamo fatto dei percorsi, finché dopo siamo andati con il muso a sbattere addosso una porta chiusa. Sapete, ci sono quelli che quando vanno a sbattere addosso la porta chiusa, dopo un anno li trovi, sono ancora lì. Hanno la genetica del picchio, che devono continuare a battere, non so perché. Però fratello, sorella, se siamo parte non solo delle persone del mondo che sono amate da Dio, ma se siamo parte dei santi che sono nelle mani di Dio, a me, dobbiamo abbassarci e accogliere nella nostra vita, ascoltare la parola del Signore, perché questa è la premessa per tutte le altre benedizioni. Poi ci parla della benedizione che viene, me ne cito solo qualcuna, qui e là, su Levi, sulla famiglia di Levi. E su coloro che servono il Signore. Sapete, la famiglia di Levi era stata scelta, Mosè ne faceva parte, Aaron era stata scelta per servire il Signore. E se nel popolo di Dio i nostri giovani e anche non giovani desiderano servire il Signore, dobbiamo chiedere al Signore che faccia scendere su di loro questa benedizione. A me, una benedizione che li mette in grado, sapete, è una benedizione particolare, perché prevede un'attitudine. Guardate, dice: egli dice di suo padre e di sua madre: non lo vedo. Non riconosce i suoi fratelli e nulla sa dei propri figli, perché i Leviti osservano la tua parola e sono custodi del tuo patto. Anche qui richiama una parola che Gesù rivolse ai suoi discepoli. Se uno ama padre, madre, figli, fratelli e sorelle più di me, non è degno di me. A me. È una parola dura, però lì si vede chi vuole servire il Signore, fratello. Perché non deve fare sconti per nessuno, a iniziare da se stesso e dalla propria famiglia. A me. Lì si vede se desideriamo veramente servire il Signore. E chi desidera servire veramente il Signore. Una benedizione, dice ancora, mi rivolgo alla benedizione di Giuseppe, bella la benedizione di Giuseppe,
sulla famiglia di Giuseppe, che dice il suo paese sarà benedetto dal Signore con i doni, e fa un elenco di doni meravigliosi, no? I doni più preziosi del cielo, delle acque profonde dell'abisso, i frutti del sole, quello che germoglia ogni luna, i prodotti dei monti, i doni più preziosi dei colli, i doni più preziosi della terra, eccetera, eccetera. Però, fratelli, di questa lista di doni e di benedizioni, quello che la apre, quello più importante, sono i doni che vengono dal cielo. Amen. Possa il Signore creare in noi e tra noi e con noi una Chiesa che ricerchi i doni del cielo. Amen. Che ricerchi con tutto il cuore, prima di ogni altra cosa. Cercate prima il regno di Dio, disse Gesù, e la sua giustizia. Poi tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte, perché se non c'è la benedizione del cielo, inutile è la benedizione della terra. A me, se non scendono i doni del cielo sulle nostre vite, sulle nostre famiglie, vani e inutili sono i nostri sforzi per procurarci i doni della terra. Signore, aiutaci. Benedicici con le benedizioni che scendono dal cielo. Amen. Notavo prima, mentre la sorella Anna Maria pregava, quante volte ha ripetuto benedici, Signore, benedici, benedici. È il nostro sentimento. Noi desideriamo che le persone vengano benedette, che coloro che soffrano siano benedette, che le famiglie siano benedette, che l'opera di Dio sia benedetta. Noi desideriamo che questo mondo, purtroppo lontano da Dio, apra il cuore alla benedizione del Signore. Amen. È un sentimento innato dei figli di Dio. Perché? Perché ce l'ha trasmesso Dio. Dio desidera benedirci. Il Signore desidera aprire le cataratte del cielo sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, e fare scendere dal cielo una benedizione così grande che non ci sia neppure modo di contenerla. Oh Signore, dal cielo vogliamo le benedizioni, Signore. Dal cielo, Signore, le vogliamo. Troppe volte rivolgiamo il nostro sguardo ai doni della terra. Noi vogliamo le benedizioni del cielo, Signore. Quelle sono eterne, Signore. Ne abbiamo assoluto bisogno. Alleluia. E una delle benedizioni del cielo è quella che Mosè trasmise alla famiglia di Asher. Dice alla fine di questa benedizione, dice: tuffi il suo piede nell'olio. Alleluia! Ah, è una benedizione meravigliosa. Io l'ho scritto, ho scritto la benedizione dell'unzione. Che il Signore possa mandare sulla nostra vita, le nostre case, la Chiesa del Signore, la benedizione dell'unzione. Cosa significa tuffi il suo piede nell'olio? Mi viene in mente alcuni passi, l'Apostolo Paolo lo cita almeno due volte, nella lettera dei Romani e nella lettera dei Galati, dove ripete: camminate per lo Spirito.
a me. Tuffa il piede nell'olio, l'olio che è il simbolo dello Spirito Santo. Possa lo Spirito Santo guidare il nostro cammino. Possa lo Spirito di Dio guidare la nostra vita, le nostre scelte. Alleluia! Io dico, dice Paolo in Galati 5, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro. Dove tufferai il piede? Dove muoverai il prossimo passo? In modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Gloria al nome del Signore. Amen. Tuffi egli il suo piede sull'olio, Signore, fa che ogni passo che facciamo sia guidato e benedetto dall'unzione dello Spirito di Dio, che possiamo camminare nello Spirito. E poi guardate, la conseguenza di questa benedizione dell'unzione, sempre sulla famiglia di Asher, dice: e duri quanto i tuoi giorni la tua forza. Perché la benedizione dell'unzione dello Spirito Santo dà forza al credente. Noi abbiamo bisogno della forza dello Spirito Santo. Amen. Saremo pronti se arriverà una seconda ondata? Saremo pronti solo se saremo forti, fratelli. Forti spiritualmente. Forti nel Signore. Saremo pronti se chiuderanno ancora le nostre chiese? Io sento anche pastori che domandano: ma dopo, da settembre, riapriamo tutto? Scuole domenicali, riunioni dei giovani. Facciamo, da settembre facciamo finta che non è successo niente. Io rispondo: fratello, spero che sia così, ma ho paura che se non viene eliminato in questa estate, a settembre cominceremo a rivederla dura. E che il Signore possa veramente liberare. Io credo, fratelli, che dobbiamo fare qualche giornata di preghiera. Magari qualche mercoledì sera, quando abbiamo finito lo studio, che siamo arrivati quasi alla fine, dedichiamo qualche giornata di preghiera, che la concludiamo qui in chiesa il mercoledì sera, per questo motivo, perché fratelli, se chiuderanno ancora le chiese, pensate, tutti i campeggi sono stati chiusi, tutti i raduni, anche il raduno di Fiuggi di novembre è già stato annullato, l'ultima decisione è stato annullato l'anno dell'istituto biblico. Tutto un anno di scuola biblica, neanche durante la guerra, è accaduto. Fratelli, tutto un anno di scuola biblica, per non dire tutte le evangelizzazioni, i programmi, le attività che abbiamo, le scuole domenicali dei nostri figli, dei nostri bambini. Come potremo sopportare ancora se saremo forti? Nel Signore. A me, duri quanto i tuoi giorni la tua forza. A me, perché non so se avremo ancora la forza di rimetterci davanti a Zoom. Ve lo dico candidamente, fratello. Ci toccherà se succederà. Però non so che forza avremo. Non so come faremo. Abbiamo bisogno di trovare forza nel Signore. E che questa benedizione possa essere veramente sulle nostre vite e duri quanto i giorni la tua forza. Fratello, sorella, alleluia, duri quanto i tuoi giorni
la tua forza. Sapete, la riveduta traduce duri quanto i tuoi giorni la tua quiete. Perché? Perché si possono tradurre insieme queste parole? Perché se non abbiamo forza nel Signore, non possiamo vivere nella quiete, non possiamo vivere nella pace del Signore. Perché se non troviamo forza nel Signore, la nostra vita è scombussolata, è inquieta. A me, io penso che questa benedizione, se fosse Gesù qua e gli dicessimo: Signore, ce la spieghi, stai in piedi per la forza del mio Santo Spirito. Questa è la benedizione. Stai in piedi ogni giorno, per quanto dureranno i tuoi giorni, duri anche la tua forza. Alleluia, non solo riferito alla durata del tempo. Quante volte dobbiamo dire che il tempo mette in evidenza la vera sostanza delle cose, delle scelte, della fede, di tante cose. Difatti il profeta Abacuc, pregando Dio, diceva: Signore, ho udito il tuo messaggio, sono preso da timore. Dio gli aveva avvertito che ci sarebbero stati tempi difficili. E Abacuc non si sentiva un superuomo, una persona arrogante, che poteva andare avanti senza preoccuparsi. Sono preso da timore, Signore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni. Amen. Signore, dai vita tu all'opera tua, altrimenti le mie forze, le nostre forze sarebbero già venute meno. Ma non solo riferito al tempo, ma anche riferito all'intensità, alla quantità dei nostri bisogni, perché dice: duri quanto i tuoi giorni la tua forza. Cioè anche in quei giorni quando proprio non ce la fai più. A me il Salmo 78, quel verso bellissimo, dice: benedetto sia il Signore giorno per giorno porta per noi il nostro peso. Amen. Anche in quei giorni, anche in quei giorni terribili, anche in quei giorni che non ce la fai più, c'è una benedizione che tu puoi raccogliere, accogliere, accettare, vivere, sperimentare nella tua vita, anche in quei giorni. E poi dicevo, questa è la prima parte. Le benedizioni che Dio rivolge al suo popolo. Però c'è una seconda parte finale di questo capitolo, dove Mosè dice che Dio stesso è la benedizione più grande. Amen. Alleluia. Signore, grazie per le tue benedizioni, ma tu sei il dono più grande che ci hai fatto. Tu sei il dono più grande, nessun altro. Nessuno è pari al Dio di Jesuru, che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto. Fratello, sorella, e quale altro Dio corre in tuo aiuto? O le persone corrono dai loro dei, certo. Ho letto proprio stamattina che questa persona, prima di tornare a Vicenza e dopo essere stato contagiato, ha fatto una tappa a Medjugorje e poi ha fatto una strage, non si saprà ancora bene che portata.
Però ha fatto una tappa a Medjugorje. Le persone corrono ai loro dei. Il vero Dio corre in nostro aiuto. Oh, che meraviglioso conoscere te, Signore. A me. Che differenza amare e servire il Dio vivente da tutti gli idoli e i dei di questo mondo. Dopo dice, come abbiamo aperto questo culto, il Dio eterno è il tuo rifugio. Amen. Tu sei stato per noi un rifugio di età in età. Il Dio eterno che non cambia, Yahweh, colui che è sempre lo stesso, rimarrà sempre il tuo rifugio. E sotto di te stanno le braccia eterne. Amen. Perché sotto di te? Perché il Signore sa come siamo fatti. E sa che spesse volte abbiamo bisogno. Non sono le braccia di Dio sopra per impedirci di sbattere la testa sulla piazza d'oro cristallina di Gerusalemme celeste, no, quanto saltiamo nei nostri balzi spirituali. No, no, ma il Signore ci conosce e sa che spesse volte purtroppo tendiamo al basso più che all'alto. Sotto di te stanno le braccia eterne. A me, quando non ce la facciamo più, quando siamo caduti, per proteggerci, a me, per rialzarci. Come fai per soccorrere una persona? Devi mettere le braccia sotto per rialzare. A me, il Signore è il nostro soccorso, è il nostro aiuto. Le braccia eterne di Dio stanno sotto di te, fratello, sorella. A me forse sei caduto, sei venuto meno, anche spiritualmente sei venuto meno, ti sei abbassato, però le braccia eterne di Dio ti vogliono risollevare. A me sono sotto di te, gloria a Dio. Quando proprio non ce la fai più, ci sono le braccia eterne di Dio. Alleluia. Egli scaccia davanti a te il nemico. Gloria a Dio. Te beato, popolo salvato dal Signore, è il nostro Salvatore. Egli è lo scudo che ti protegge, ma non solo, è anche la spada che ti fa trionfare. Gloria a Dio. E io credo, fratelli, che Dio è la nostra vera benedizione. Ricordatevi in Giovanni capitolo 15, quando Gesù dice ai suoi discepoli, non dice senza il mio aiuto non potete fare nulla, ma dice com'è? Senza di me. Senza di me. Non dice senza la mia benedizione, ma senza di me. Senza di me. Tu, Signore, sei la benedizione più grande, il dono perfetto. Tu sei il nostro aiuto, il nostro tutto, Signore. Oh, Signore, grazie. Ci alziamo in piedi.